Eccoci, siamo a Polanesi. L'appartamento che andiamo a visitare è un appartamento di generose dimensioni, con dei bellissimi spazi esterni. L'appartamento è tutto affacciato a sud, quindi una bella vista mare. Ha un balcone, una balconata vivibile e un bel giardino, grande, vivibile, vista mare anche dal giardino. Intanto vediamo la zona giorno che è di generose dimensioni. Vediamo anche qua. Un armadio, l'appartamento comunque richiede dei lavori di ristrutturazione. Come vediamo, praticamente tutta la parete sud è occupata da vetrate. Vetrate che incorniciano una bellissima vista mare. Abbiamo lo spazio per un tavolo, per sdraio. La proprietà è completata anche da da un posto auto. Rientriamo. Possiamo fare ancora una panoramica della grande zona giorno. Abbiamo poi una zona dedicata al pranzo col tavolo, una cucina. E poi abbiamo anche due bagni, due camere e una dispensa. Qui abbiamo una dispensa attrezzata, qui abbiamo un bagno più che altro dedicato oggi alla lavanderia, ma comunque grande, può essere. Ripensato come spazio. E qui, attraversando di nuovo la zona d'ingresso, andiamo a vedere attraverso questo disimpegno la zona notte, dove troviamo due camere matrimoniali e un bagno. E un ulteriore balcone meno profondo del terrazzo che abbiamo visto prima. Sempre esposizione sud, sempre queste belle vetrate con una bellissima vista mare. Siamo nel verde, vediamo la chiesa di Polanesi. Altro bagno. E altra camera. E qui l'accesso al balcone a cui si accede anche dall'altra stanza. Questo sicuramente è meno utilizzato visto la presenza dell'altro terrazzo e del giardino. Facciamo ancora una panoramica della zona notte, una panoramica della zona giorno e a questo punto usciamo e attraverso il cancelletto andiamo a vedere il bellissimo giardino che completa lo spazio esterno della casa. Abbiamo l'ingresso indipendente attraverso appunto questo primo cancello e qui abbiamo il nostro giardino. Grande. Abbiamo anche delle fasce che salgono su, quindi potrebbe studiare poi di sfruttarlo anche meglio. Ed è bellissimo
perché abbiamo tutta questa parte grande, bella squadrata. Un giardino che prende il sole veramente dal mattino alla sera con questo incantevole affaccio. E qui possiamo concludere la nostra visita.